proseguono le esibizioni e le audizioni del concorso Giulia Jazz e non solo, seconda edizione. Proseguiamo con un'altra solista. Si tratta di Natascia Feliziani da Montalto delle Marche. A voi Natascia Feliziani. Grazie, buonasera a tutti. Vita solo qua.
Il cuore batte con la sua insistenza, confida sempre nell'attimo in cui il freddo bloccherà tutti i momenti e uniti immobili saremo I wanna wake up in the city that doesn't sleep.
contare i secondi restanti per la tua esibizione, perché come ben sapete si è molto seri e insomma le regole vanno rispettate e rischiavi per qualche secondo, ma sei stata invece precisa. Stavo facendo il countdown, il conto alla rovescia, proprio per... Non avevi capito se stavano ballando, se stavano insomma canticchiando, che stavo nei guai, diciamo. Comunque è stata benissimo, ovviamente l'ultima canzone, poi questo successo strepitoso ha fatto davvero ballare tutta la platea che è qui a seguire le selezioni per appunto nominare alla fine i vincitori di questo concorso Giulia Jazz e non solo. Dunque, Natascia Feliziani viene da Montalto delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno. Da quando avevi 12 anni hai iniziato a cantare, vero? Sì, è iniziato un po' per... no, un po' per gioco. Insomma, mia madre mi sentiva cantare e mi vedeva cantare con la boccetta della lacca davanti allo specchio del bagno, e quindi da lì poi è partito tutto. Ancora oggi lo faccio, tra l'altro, a distanza di già 7 anni, per cui... Bene, e comunque, insomma, quando c'è questa passione, giustamente, bisogna dar conto, ecco, delle passioni dei propri figli e quindi anche in qualche modo sorreggerli. Quindi immagino che i tuoi abbiano anche cercato di accontentarti con scuole di canto e quant'altro. Sì, infatti non smetterò mai di ringraziarli, sarò sempre debitrice per questo, insomma, mi hanno sempre sostenuta, ma insomma tenendomi sempre con i piedi a terra, non mi hanno mai gasata più di tanto. E fanno bene, soprattutto perché ecco, spesso i genitori sono la causa anche di una passione troncata, perché magari non credono ai propri figli, alle loro capacità, e quindi non danno loro la possibilità di poter crescere in quell'arte che vogliono portare avanti, che sia il canto, la danza, la musica, qualunque cosa, e invece è un peccato. Però ecco, i tuoi genitori sono stati doppiamente bravi perché hanno anche cercato di mantenerti sempre coi piedi per terra. È importante anche questo. Infatti, l'umiltà sta bene dappertutto. Assolutamente, assolutamente sì. Dunque, la giuria voglio in qualche modo coinvolgere perché, insomma, vi vedevo anche attenti all'esibizione di Natascia, vi vedevo anche canticchiare, ballucchiare e quant'altro. E tenere il tempo. E tenere il tempo, giustamente, per il terrore che Natascia potesse essere esclusa. La prima cosa che mi chiede Massimo, i titoli dei brani, perché appunto New York. Sì, allora, il primo brano che ho eseguito è stato One Eye Dolly di Jennifer Hudson, tratto da Dreamgirls. Il secondo è un mio inedito, scritto dal maestro Andrea Tirimacco. E il terzo è La neve di novembre, scusate ancora, sono agitata. E tra le esibizioni in bagno con il barattolo della lacca ad oggi, che cosa è successo? Sono passati 17 anni, ahimè. Sono successe diverse cose, tengo io. Diverse cose, esperienze, insomma, sempre con... Sono stata fortunata, nel senso che ho collaborato con dei musicisti validi, anche cantanti insomma valide, sia per quanto riguarda l'insegnamento sia per quanto riguarda poi collaborazione di lavoro. E niente, come insomma tutte le persone che si accingono a voler diventare cantanti, ho fatto diversi concorsi e poi insomma adesso ultimamente ho iniziato a lavorare a dei miei inediti. E col tempo soprattutto ho trovato insomma il mio stile e definito il mio timbro vocale, e quindi ci sto lavorando, insomma. Un consiglio da dare eventualmente a Natascia per migliorarsi sempre di più? Io ho notato anche questa voce graffiata, no? Che ti fa molto rock, per così dire, quindi credo che sia anche una ragazza alquanto, per così dire, poliedrica, no? Riesci un po' a interpretare varie tipologie di brani a tutto campo. Non so se la giuria su questo vuole intervenire. Simona. Sono qua per questo. No, intanto complimenti nuovamente da parte di tutti. Complimenti vanno a tutti i concorrenti, però insomma Natascia ci ha appunto coinvolto in modo particolare, per, anche per, perché è presente
diversi tra loro, anche questo inedito, insomma, tutti poi richiamano questa matrice nera che quindi afroamericana praticamente, per cui anche il suo timbro insomma rispecchia tutto questo. Io più che il consiglio che voglio dare a lei è un consiglio generale. Oggi mi piace pensare a questo concorso come diciamo, un trampolino ulteriore di lancio anche per altre cose. Si parlava della comunicazione, una Natasha assolutamente molto comunicativa, e si parlava abbiamo visto anche molti, abbiamo ascoltato molti inediti, quindi il consiglio resta sempre lo stesso, e allaccio a quanto diceva anche il maestro Tony Fidanza, quello di scrivere, perché c'è molto bisogno. Nel jazz, diciamo, forse l'arte di scrivere è un po' più normale, passatemi questo termine, cioè si arriva a un certo punto dove c'è l'esigenza di dire qualcosa. Nel pop invece c'è questa esigenza, però a volte ci si lascia anche un po' prendere dai fini commerciali, invece bisogna rispettare, ecco, la propria personalità. Natasha mi sembra che in questo ci sia riuscita molto bene, come anche altri casi, insomma, che posso stare qua a dire tutto proprio, ecco. Quindi più che la domanda il consiglio, continua su questa strada, perché grazie. Secondo me non è affatto sbagliato, anzi, benvenga. Grazie. Prego. Benissimo, dunque belle parole da parte della giuria, ma a proposito di concorsi, ce ne sono tanti, questo è uno dei tantissimi, è anche una, per così dire, originalità, no? In sé per sé, perché c'è un vero e proprio concorso, come possiamo vedere c'è anche una diversa collocazione degli artisti che si esibiscono rispetto a molti altri, ma ce n'è uno che è in provincia di Teramo, va alla grande, ed è quello promosso dall'associazione Bonton di Bellante. La conosciamo tutti l'associazione, ma conosciamo soprattutto il talent e Mix Factor, e soprattutto conosciamo lei, Annissima di Paolo Antonio. Vieni qua Anna, raggiungici, un applauso per Anna, che insomma è stata un po' la madrina di tanti talenti che poi giustamente hanno partecipato a tanti altri concorsi, come ad esempio Giulia Jazz e non solo. E ci raggiunge anche il presidente dell'Associazione Orchestra Contemporanea, Tony Fidanza. Allora, Anna di Paolo Antonio, tu insomma sei una grande talent scout. No, non è vero, sei una talent scout, tanti ragazzi hanno avuto la possibilità, anche grazie a te, al tuo Mix Factor, di farsi conoscere e di esprimere il proprio talento. Intanto grazie Serena, è un onore essere qui, essere presentata da te, ma soprattutto essere qui, e mi voglio complimentare con il maestro Tony Fidanza, perché davvero fa tantissimo per la musica e per i ragazzi. E sono emozionata e felice perché con il maestro Tony Fidanza, nonché presidente, perché io lo chiamo presidente perché ho l'onore di averlo nella giuria di qualità di Mix Factor, dove ho avuto anche l'onore di avere la strepitosa Simona Capozzucco, che aspetto con ansia, e devo dire insieme al maestro appunto abbiamo nel nostro piccolo, perché nulla a che fare con questo concorso più blasonato rispetto al nostro, che è molto più semplice, però voglio dire, lo spirito è quello, come diceva prima bene Simona, di dare comunque anche un trampolino, anche magari uno stimolo a credere più in se stessi. Come mi piace ricordare il Mix Factor, noi cacciamo il talento latente, hai visto mai che poi si cresca. Quindi voglio solo ringraziare per l'invito, ma soprattutto ricordare che col maestro Don Fidanza appunto abbiamo inciso il brano inedito che fa parte della prima compilation del Mix Factor The Best, insieme a Davide Talucci, che non so se ha partecipato come concorso, e quindi insomma questi, mi piacciono molto queste sinergie, e viva il canto, e viva la musica, e viva questi ragazzi. Decisamente, questo è un chiarissimo e valido esempio di come non ci si debba fare una guerra tra associazioni, tra organizzazioni, anzi tutt'altro, stare insieme e stringersi l'uno con gli altri, perché poi vengono fuori degli spettacoli veramente meravigliosi e vincenti. Maestro Fidanza, vieni accanto a me, così una parola anche per te, il filo ci impedisce di poter
far tutto con estrema facilità. Dunque, membro della giuria nonché organizzatore di questo concorso, siamo più o meno a metà, forse oltre la metà, insomma un'idea ce la siamo fatti. Qual è il livello di questo concorso, le impressioni di questa iniziativa da te creata, ma comunque ecco come sta venendo fuori? Penso che i componenti della giuria concorderanno, avremo forse un po' di problemi alla fine a decretare i vincitori, fermo restando che chi vincerà sarà direttamente dalle potenze televisiva alla fine delle trasmissioni. Quindi stasera noi si guarderà tutte le varie trasmissioni. Ecco, dunque verranno trasmesse, come in questa puntata che state vedendo adesso, le puntate, le esibizioni di tutti gli artisti che si sono esibiti nella sala polifunzionale della provincia di Teramo, e poi ci sarà un'ultima puntata in cui verranno decretati i vincitori di ciascuna sezione. Fino a quel momento riservo assoluto sui nomi dei vincitori, e chissà che la giuria, insomma, forse a qualche ora in più, qualche giorno in più per riflettere, perché io credo che davvero sia un lavoro estremamente difficoltoso. Abbastanza, quindi vedremo stasera, insomma, se poi ci vogliamo prendere anche in qualche giorno in più, abbiamo la trasmissione di riprese, potremmo anche rifletterci. Beh, penso che sia utile, perché magari qualcosa può sfuggire, qualche particolare, rivedendolo in TV può venire alla luce. Beh, penso che sia davvero un compito arduo. Per adesso io vi saluto e vi ringrazio, torneremo chiaramente a far due chiacchiere con il presidente dell'Associazione Orchestra Contemporanea Toni Fidanza nel corso di queste puntate di Sulle Ponte. Io ringrazio quindi di cuore Natascia Feliziani, complimenti. Anche a te dico in bocca al lupo, e che i tuoi sogni da cantante e non solo possano avverarsi tutti. Grazie anche ad Anna Di Paolo Antonio, che prosegue con il suo Mix Factor con un grande successo. Insomma, la parola d'ordine è: chi vuol cantare ci provi, perché non provarci equivale a non aver mai messo in gioco anche le proprie capacità, ed è un peccato, perché dal gioco a volte... Ricordiamo che questi ragazzi fanno un'opera veramente bella, quella di regalare emozioni. Insomma, quando ci si emoziona già avete vinto, voglio dire, al di là del concorso.